Anche quest'anno, alla 22esima edizione dell'ENADA, la World Trade SPA si è presentata con il suo stand dove mostra tutte le novità del settore tecnologico a riguardo di touch e open frame. La società, come distributore esclusiva in Europa della General Touch, ovviamente ha in anteprima, mediamente 6 mesi prima, i prodotti che troverete sul mercato sia come kiosk information che soluzioni gaming. Due li possiamo vedere esattamente qui di dietro, a soluzione infrared screen da 10 fino a 150 pollici. Uno dei prodotti senz'altro che sarà la novità per i prossimi anni a venire riguarda le soluzioni a infrared, quindi tutto quello che è touch avrà uno sviluppo, oltre che dall'onda acustica, dove noi siamo leader nel settore, anche sull'infrarosso. Quindi World Trade, in gemellaggio con General Touch nel mondo, che è un player assolutamente, direi così, vincente primario nelle soluzioni touch, continuano a tenere una share di mercato, direi, abbastanza ampio. Torniamo anche ad invitare i nostri produttori e assemblatori del gaming presso la festa che daremo sabato sera in un noto locale della Riviera Romagnola, dove sarà gentilmente offerto dalla nostra società a tutti gli invitati dalle 10 della sera alle 6 della mattina. Una delle novità salienti del 2010 e negli anni a venire saranno senz'altro i touchscreen a soluzione infrarosso. Questi sono due modelli che potete vedere da 46 pollici. I pollici naturalmente si sviluppano da 10 a 150 pollici, applicabili con o senza vetro, quindi non è necessario avere un supporto di vetro, o meglio, diciamo che ha una fa bisogno solo per protezione e non più per funzionare. E senz'altro l'infrarosso sarà una soluzione a venire, economica e precisa, che sarà sempre più sfruttata a discapito di altre tecnologie.